5 regole e basta. Prima regola, fallo ridere. Seconda, usa solo abiti sexy. Terza, mostrati sempre interessata. Quarta, sorprendilo costantemente. Quinta, bacialo con passione. Quando l'amore finisce, è ora di guardarsi intorno. Io di sicuro farò come dici tu. E tieni le ginocchia strette. Accidenti. Se vi siete divertiti con il mio grosso grasso matrimonio greco, ora riderete 5 volte di più. Ciao. Ciao. 5 appuntamenti per farla innamorare. Sì, sono la quantità perfetta di tempo per ottenere il massimo del divertimento senza soffrire. Lei vuole solo fare sesso con te. Una specie di scambista. Non l'ho capita. In fatto di uomini, Genevieve ha le idee molto chiare. Quindi ti piace il romanticismo, ma non le relazioni? La seduzione è molto più romantica. Esiste un club, ci si può iscrivere. Non innamorarsi mai. E 5 appuntamenti e chiudi la vicenda. Ma a volte, quando pensi di sapere tutto, non mi sono mai divertito tanto. Anch'io. La vita ti coglie di sorpresa. Non hai chiamato. Hai detto 5 appuntamenti, poi si passa oltre. Ma io sto scherzando. Dobbiamo andare oltre perché... Sì, sì, giusto, ci vediamo. A giugno. Ehi, abbiamo ricevuto un invito. I protagonisti del mio grosso grasso matrimonio greco vi invitano. Tutti noi ci andiamo e farò la ceretta a quelle sopracciglia adesso. Vieni qui, orri da Queen Kong. Hai 5 appuntamenti. Dovrei tirarle un po' su? Penso di sì. Come se... Che infrangeranno tutte le regole. Ma che mio Dio! Mia Vardalos, John Corbett. Questa è la parte più bella. Quale? L'eccitazione dell'attesa. 5 appuntamenti per farla innamorare. Da Greg. Nella mia fantasia tu indossi questi con nient'altro che un sorriso. Oh mamma! Da giugno al cinema.